Era un camioncino che lo trasportava roba e funzionavamo in montagna il sabato, la domenica o i festivi. Tu vai ad Arquata del Tronto con l'autobus, poi da lì a piedi vai a Pretare e io. E poi? Poi il vettore lo vedi, sta lì sopra. Alpinisti un po' per destinazione. Abbiamo qui il Monte della Rossa, 880 metri, a 20 km. Andavamo in bicicletta. E allora si partiva alle 1, alle 2 di notte o a piedi da Fabriano per fare il Monte Cucco, il Monte Catria, per fare montagne, diciamo, che si trovano qui nell'Appennino centrale. Nel dopoguerra, dopo degli anni terribili per le Marche, per l'Italia, per tutta Europa, c'era una grande voglia di avventura pacifica in montagna e nella natura. Le Marche, forse con l'eccezione dei Sibillini, non sono una regione di grandi montagne, però sono una regione dove la montagna, la roccia, la natura sono sempre a portata di mano. Tra l'altro la vicinanza ha sempre permesso di andare in montagna anche a chi non aveva molti soldi, a lavoratori, mentre l'alpinismo è nato come una cosa di nobili, di grandi borghesi, di ricchi. Volta un'emozione, perché lì non è che ci si andava, ognuno guardava, sentiva dall'alto parlare, insomma, vabbè. Passare da un piano orizzontale a un piano verticale sembra una banalità, ma se io faccio un tratto di 10 metri in orizzontale e io faccio 10 metri su un piano verticale, cioè cambia il mondo, cambia la visione del mondo, cambia la visione delle cose. La passione per la montagna, per la natura, per la roccia, per le grotte, è sempre esistita in tante città piccole e grandi, nelle quali sono cresciuti, sono nati dei gruppi di appassionati, alcuni dei quali hanno anche raggiunto un livello tecnico importante. Questa dimensione proprio della passione di massa è sempre esistita. Thank you.
andare in montagna, andare sulle montagne delle Marche o delle regioni vicine era facile, era economico, era un'attività per tutti e infatti proprio per questo ha attirato tantissimi appassionati. E dalla fine degli anni 60 e poi dai primissimi anni 70 una parte degli appassionati marchigiani, con un grande sforzo organizzativo e per raccogliere i fondi necessari, hanno cominciato a rivolgersi a mete molto più lontane, dalla Groenlandia alle Ande. Cominciamo a pensare agli anni 1969, eh? La nostra esperienza in montagna, sì, ma su zone vergini non ci avevamo mai pensato. Siamo andati a fare la prima spedizione. A me mi avevano convocato per far parte di quella spedizione e io allora gli ho detto di no, sono rimasti malissimo, io sto preparando una spedizione per Fabriano. Nel 70 dovevamo farla, però ci si è messo di mezzo tutto, hanno chiuso le frontiere, la Russia ha occupato l'Afghanistan. Passato del tempo abbiamo pensato alla seconda. Proprio perché le montagne marchigiane sono molto belle, ma sono anche abbastanza piccole come dimensioni e come quota, sono montagne nelle quali i segni delle manomissioni dell'uomo si vedono molto. All'inizio ci battevamo perché non fosse distrutto l'ambiente in cui eravamo soliti camminare, arrampicare, sciare. Poi che con il tempo questo battersi per le montagne diventò un fatto sociale, cioè noi dovevamo difendere questo bene ambientale collettivo, cioè era un bene di tutti, non era un bene nostro soltanto, era bene anche dei potenziali fruitori di queste montagne, futuri, presenti e futuri. Ci sono state delle importanti manifestazioni sui Monti Sibillini contro poligoni di tiro, contro captazioni, contro l'espansione degli impianti di risalita. Cerchiamo di organizzare le sezioni del CAI delle Marche con una struttura che precedeva quella che poi sarebbe stata chiamata la delegazione regionale del CAI per difendere le montagne da questi progetti. Questa dialettica, questo rapporto profondo tra le persone che vanno in montagna, nella natura, nelle Marche e le aree protette continua a esistere, secondo me, un po' di più che non nelle altre regioni dell'Appennino. Thank you.
tra tanti sentieri di grande fascino, un discorso particolare lo merita il Sentiero Italia, che è questo incredibile percorso che si allunga per 7.000 chilometri attraverso le Alpi, tutto l'Appennino, la Sicilia e la Sardegna, e che naturalmente attraversa anche l'Appennino umbro-marchigiano con una serie di tappe molto belle, molto interessanti e che meritano di essere scoperte. La natura, la montagna, i sentieri sono vicini. Io spero che anche vedere queste immagini, vedere la bellezza di questi luoghi a portata di mano da casa, possa far venire voglia anche in futuro, anche ai giovani, anche a chi di montagna non sa nulla, di andare a esplorare, di andare in cerca di bellezza, di andare in cerca di sensazioni e di una vita un po' più vera e un po' più legata alla natura che si può vivere anche qui in queste piccole montagne.